piace? Boh, forse, ma non so se ci riusciremo mai. E dubitarti conviene, perché ti manca il sangue nelle vene. Mi ha fatto, mi ha fatto, mi ha fatto. Caterina, secondo te non sono coraggioso, non è vero? Sì, invece che lo sei. Guarda me, che sto tremando come una foglia. Avanti, bambini, muovetevi. Avete lo squalido per ferire a vostra disposizione. Non vi capita tutti i giorni, o sì? Avanti, bambini. Sì, cioè, no, non ci capita mai. Mi pare logico. Ma non si vede niente. Ma perché, signor Buia, non cammini un po' più indietro così? Forse noi riusciamo a vedere qualcosa. Indietro no! Allora davanti a tutti, così spaventi, chi ci vuole spaventare? Da questa parte, signor, prego. Di qui, prego. Ci sono due sentieri qui. Siamo un bivio. Da che parte si va? La scelta è vostra. Non so che fare, tu? Ho paura di sbagliare. Chiamo subito il mio compare. No, no. Ma chi? La paura di sbagliare. No, no. Ma è che Caterina scherzava. Noi sappiamo cosa scegliere. Non è vero? Sì, come no. Allora andiamo di là. No, mi è parso di vedere qualcuno. Va bene di qua. No, mi è parso di vedere qualcosa di là. Va bene di qua. Vi vedo un po' smarriti, ma è normale. In fin dei conti si sente sempre soli quando c'è una scelta da fare. Aspetta, lì ci sono delle indicazioni. Hai ragione, ma da questa parte si va... Alice attraverso lo spettro? Al lago dei ghigni? All'isola del terrore? Piccole mummie crescono, l'ultimo dei mostri cani. Mi ricordano qualcosa? Sì, sembra proprio una bibliotechina dell'orrore, ma dove siamo? A me viene... Piatela! Le alternative non sono allettanti, non riuscite ad andare avanti. Mi fa, mi fa, mi fa. Caterina, ho sentito qualcuno! Chi mi ha chiamato? Lasciamoli per un po'. Sì, del resto sono in buone mani. Lorenzo, ho sentito qualcosa. Chi mi ha chiamato? No, noi no! Ci avete chiamato proprio voi. Mi presento, sono qualcosa. Mi presento, sono qualcosa. Siamo la coppia più vaga del mondo. A noi non piace sapere. Non sopportiamo programmi vari. Non sopportiamo gli orari. Meglio accordi imprecisi e appuntamenti saltuari. No, non capiamo. È quasi ora di cena, ma è ancora tutto spento in cucina e voi chiedete che si mangia stasera? E si risponde qualcosa. Domani torni a casa da solo, tanto le chiavi ce le hai. Ma ti chiedi chi trovo? Ti si risponde qualcuno. E così ti senti spaesato. Perso. Non amato. Senza punti di riferimento. Né certezze. Avete ragione. Mi dà un fastidio non sapere cosa mi succederà, cosa mi accadrà. Anche io mi sento uno schifo quando non mi si dicono le cose. Ma sì, ma sai che fortunato. Giovanni? Lui sa sempre tutto. Sa quando può uscire con gli amici e quando no. Sa quando deve andare a letto e quando può restare alzato. Sa che il sabato esce con la mamma e la domenica con tutti e due. È vero. Beato lui. Oh, che vita noiosa. E sempre suonato. Tutto programmato, niente lasciato a caso.